da una considerazione che mi è stata suggerita. Quanti? Bene. 4.116, 4.000 persone al venerdì 29 dicembre, io credo che sia un numero di qualità. Credo che la squadra debba continuare a meritarsi in campo queste presenze. Mi fa piacere che un numero così sia quasi, l'anno scorso nei playoff siamo arrivati sopra i 4.000, ma in stagione regolare mai. Quindi sono soddisfatto del fatto che ci sia risposta, sono soddisfatto del fatto che la squadra se lo stia meritando, ma deve essere solo un incentivo, non è un punto e un traguardo. Detto questo, e credo che sia importante anche la considerazione della data, che è il 29 di dicembre, di venerdì sera, non è così semplice essere pronti per venire al palazzo. Io ho grandissimo rispetto per Forlì e per Giorgio Valli, perché giocare contro le sue squadre è difficile e credo che la nostra. Il giudizio della nostra partita deve passare da questa considerazione. Perché per chi per lavoro deve guardare le partite e Forlì che esce sconfitta di un possesso dal Palazzarita con due bombe di Mancinelli che creano la separazione finale, testimoniano il fatto che questa è una squadra che oltre al talento ha anche una durezza mentale e una capacità ed è un complimento, far giocare fuori ritmo le squadre avversarie e creare parecchi problemi. Problemi che noi abbiamo incontrato, problemi che noi abbiamo in parte risolto e in qualche situazione. Onestamente, siamo riusciti ad esorcizzare alcuni momenti perché un rimbalzo in attacco è una bomba, perché una corsa è una bomba, però devo dire che questo testimonia anche il fatto di una nostra presenza dentro la partita, sicuramente di un terzo quarto che ha numericamente deciso la partita stessa e dal quale poi abbiamo ottenuto l'energia per giocare gli ultimi 10 minuti. La difficoltà della partita era sicuramente la qualità dell'avversario, inteso per qualità ma anche per durezza mentale, ed era anche quello di doverci riproporre con un nuovo equilibrio in pochissimi giorni. Questo e quindi la somma di questi elementi dà ancora più valore. E attenzione, dov'è Mario? Cioè, no, non volevo risponderti, no, no, però quello che intendevo dire è che attenzione, il fatto che si vinca una partita o due partite non è che in automatico poi la terza e la quarta vanno via facili, anzi, aumenta l'attenzione, aumenta la motivazione di chi ci viene a giocare contro e l'errore peggiore che potremmo fare è cadere nella presunzione e dare per scontate delle cose. Bisogna sacrificarsi, bisogna fare fatica. Perché sarà fatica ogni palla due, che sia a casa, che sia fuori, che sia chi gioca per il playoff, chi gioca per la testa, chi gioca per salvarsi. E questo è un campionato, nostro girone, dove non esiste un turno di riposo, tra virgolette, ma esistono battaglie fronte alle quali dobbiamo essere sempre pronti a battagliare, a giocare
per provare a vincere, perché non c'è niente di scontato. Prima delle vostre domande, permettetemi di estendere innanzitutto a voi e poi a chiunque legga una buona fine, ma un sempre più felice anno nuovo. Detto questo, inquinare, sì, bravo, disturbare. Abbandonando questo per un attimo, la grandezza totale del mondo, questa, la grandezza nel costruire quello che è stato costruito. Nelle difficoltà di tenere sempre comunque la rotta, cioè io penso che quando si esca un po' dalla rotta per cause di forza maggiore, nel caso gli avversari, nella metafora, voglio dire, una tempesta a livello meteorologico, il fatto di avere il sangue freddo, di tenere il timone dritto, stretto e non farsi prendere dall'ansia. Noi abbiamo vissuto delle partite inizialmente con questi timori e le abbiamo sprecate. Voglio dire, abbiamo perso partite stando avanti 30-37 minuti e le abbiamo sprecate. Ecco, oggi, dicevo dopo Orzinuovi, che probabilmente avendo vinto con Trieste ci aveva dato, adesso poi fortunatamente non siamo gli unici dopo stasera, per cui ci siamo tolti anche questo cazzo di peso, ma avere preso autostima e fiducia alla partita di Trieste ci ha permesso di vincere a Orzinuovi, secondo me. Avere fatto questo ultimo mese in questo modo oggi ci dà delle certezze in più a vivere dei momenti down che nelle prime 6 o 7 giornate ci hanno condannati, pur magari sviluppando una partita, voglio dire, dove c'eravamo, poi eravamo in crisi, no? Oggi invece questi momenti li riusciamo a superare. È questo quello che c'è, è il valore di oggi rispetto a un mese e mezzo fa, è questo il valore della 14ª rispetto alla 7ª. È pericoloso dire che la presenza di Ravenna non c'è più? Ma secondo me è pericoloso perché noi dobbiamo rimetterci in gioco su ogni palla 2. Non possiamo vivere di... Poi ti dico la verità, della Tezenis di Ravenna io mi tengo stretto 30 minuti e quei 10 minuti lì che oggi probabilmente, non so se la vinceremo o meno, ma probabilmente li giocheremmo con meno scoramento, con meno testa bassa. Per cui oggi mi tengo stretto questo. Orzinuovi che ha perso il 3 a Mantova, perché giocarci, ma adesso i risultati, guarda Ferrara ha vinto a Iesi o in casa a Iesi, perché poi voglio dire, perché questa è la storia del nostro campionato, quindi bisogna avere sempre veramente la testa connessa e le scarpe allacciate, perché altrimenti ti passano sopra. Bene. Ok? Signori, altrettanto, grazie.